Allora Noemi, un'altra sconfitta, ma naturalmente è tutta un'altra sconfitta rispetto alle ultime, perché c'è stata questa reazione che si aspettava. Avete giocato un'ottima partita, insomma, si può essere soddisfatti questa sera. Sì, siamo soddisfatti, ovvio. Dispiace perché quando uno perde dispiace sempre. Forse un punticino potevamo strapparglielo. Comunque sono contenta perché finalmente abbiamo espresso una pallavolo diversa rispetto a quella che abbiamo fatto fino adesso. Quindi la squadra c'è, si vede. Ora pian piano che siamo al completo più o meno, lavoriamo bene per portare un po' tutti i risultati. Emozione inedita con la risposta che è partita un poco, però prima stretta il suo, poi si è spento un po' più. Sì, comunque lei è un giocatore che può giocare sia in posto 2 che in posto 4, quindi questa è un po' la nostra fortuna, no? Avere giocatori che possono un po' cambiare, intercambiarsi, quindi lei è molto brava sia da 4 che da 2, poi abbiamo comunque un apporto di Diop, finché non arriva Jukiel, comunque abbiamo diverse soluzioni che possiamo sfruttare. Penso anche della nuova americana Osa, che è stata Sì, lei è un bel giocatore, poi ovviamente si allena da poco, dobbiamo ancora magari trovare un po' di feeling, però è veramente un bel animaletto, come si può dire, è un bel giocatore, brava. cosa è cambiato appunto in questi giorni, in questa settimana rispetto alle ultime prove? Vi siete parlati, c'è stato, insomma, avete anche recuperato qualche giocatrice, ma anche a livello di atteggiamento è cambiato qualcosa? Beh, abbiamo intanto recuperato qualche giocatrice, abbiamo incominciato a fare gli allenamenti comunque con un bel gruppo dove ci si può allenare bene, quindi quello sicuramente è cambiato. In più ci siamo dette che alla fine, cioè, noi non siamo quella squadra che si è vista nelle partite scorse, poi soprattutto una partita come con Conegliano, che alla fine noi non abbiamo niente da perdere, potevamo davvero divertirci e esprimere il nostro gioco, quindi è quello che abbiamo fatto. Adesso per la prima di settimana che sono due partite Sono due partite molto importanti. Bergamo non sarà facile perché giocare a Bergamo non è mai facile, però come ho detto anche prima, noi dobbiamo scendere in campo non col coltello ma con l'ascia tra i denti, perché veramente dobbiamo portare a casa punti, dobbiamo esprimere il nostro gioco ed essere veramente cattive.